C'è uno speciale 10.000. Uno. Oh, bacio lesbo. Yeah, voglio vederlo. Boobies, boobies, boobies. The Magician's Academy, boobies everywhere. Oh my goodness. Ciao bellissimi, è una gioia per me iniziare questo magnifico video, perché sì, proprio ieri abbiamo superato e raggiunto i 10.000 iscritti, 10.000 polletti e niente, c'è uno speciale 10.000, tutti fanno gli speciali, no? Quindi anche noi dobbiamo fare i speciali 10.000. Innanzitutto cambiamo cappello. Non so quanto tempo ce la farò a rimanere con questo cappello perché è caldo. Comunque sì, abbiamo un bel foglio dietro, bello pulito, bello bianco, come piace a noi. E come avrete probabilmente visto dal titolo, visto che avrete cliccato su quello proprio per vedere questo, se no non lo so. Oggi invece di mischiare tre Pokémon o tre parole, per i 10.000 mischieremo tre anime. Tre anime, tre manga, un disegno. Tre anime, un disegno. E proprio per questa occasione ho trovato questo fantastico sito che mi fa che un anime random generator mica stiamo a acchiappà i peli delle palle dei babbuini, oh, che mica stiamo a pensare a ste cose noi. Noi qui pensiamo agli anime kawaii, senpai-chan e puttanate varie. Quindi, guardate qua quanto sberluccichio in questi uomini. Quindi possiamo selezionare un genere? Che cos'è genere ecchi? C'è comedy, oh, friendship, horror, mystery. Ah, mischiamone uno, comedy, e generiamo. Sono tre anime, no? Generating, generating list, generating Himegoto. Io non ho la più pallida idea di che anime sia questo, giuro. Himegoto, infatti c'ha 3.5 stelle, fai schifo. Noragami, oh, Noragami, ma che cacchio di coso sei? Non ti ho mai visto, ma hai 4.5 stelle, quindi vediamo un po'. Andate a dare... A God of War, Yatugami, God please help me, That Wish. Oh, sembra carino, ben animato. Ecco cosa vedrò, ora so cosa vedrò, non cosa disegnerò perché io non lo conosco. Quindi andiamo avanti. Engaged to the Identified, non conosco neanche questo. Avanti, Kanokon, mai visto, avanti. Oh, c'erano delle boobies, avete visto? Boobies, boobies, I like big boobs and I cannot lie. Oh, altre boobies, boobies. Possibile che non ne conosco uno. Oh, oh, bacio lesbo. Yeah, voglio vederlo. Vogliamo le boobies. Ecco, dovevo disegnare, invece finisce che guardo anime e pubblicità di anime. Boobies, boobies, oh. Ok, basta, andiamo avanti. To be hero. Che diavolo di anime sono questi? The Magician's Academy, boobies everywhere, oh my goodness. Da quando Yu-Gi-Oh! È nel genere comico, Cristo. E no, non voglio disegnare Yu-Gi-Oh! Perché non mi piace lo stile di Yu-Gi-Oh! Abbiamo un nuovo iscritto, di chi si tratta? Di Z Marcus, grande, I love you. Non so perché sta nel genere comico, Full Metal Alchemist, ma almeno questo lo conosco, Cristo. Quindi iniziamo a mettere dentro Full Metal Alchemist. Ok, questa è un'immagine niente male. Prendiamo questa parte qui, e la schiaffiamo qui dentro. Chissà cosa uscirà fuori, non ne ho idea. Senti, invece di scegliere un genere, scegliamo all, così magari c'è più probabilità che esca qualcosa che conosco. Cristo, Bleach, subito, pam. Ok, Bleach lo conosco. Ho provato a vederlo un sacco di volte e non mi è mai fatto super impazzire, perché è un continuo power up, diventare sempre più forti, sempre più forti. Comunque sia, Bleach. Ovviamente prendiamo Ichigo. Ichigo Kurosaki. Un vero peccato per il signor Kurosaki, perché lo stile dell'anime è molto bello, i disegni sono molto belli, peccato la trama, che all'inizio sembra una gran figata, poi alla quinta, sesta stagione, e lì che ho smesso di vederlo. Qual è il prossimo? Andiamo avanti. Abbiamo un nuovo iscritto, di chi si tratta se non di Vanni Ramala, benvenuto. Argevollen, nel frattempo, che non so cosa sia, sembra carino però, 3.5 stelle, non vali la pena, zio. Bakuon, non ti conosco. Shirobako! Non ti conosco. Sound of the Sky, mai sentito? Io tocco che faccio l'abbonamento a Crunchyroll, comunque sia. Numero 6. Io stavo leggendo il manga di questo anime, però non mi ha preso molto, quindi andiamo avanti. Queste hanno le boobies troppo piccole, quindi non mi interessa. Terraformers, questo io stavo leggendo il manga, è molto tosto, cazzuto, un po' assurdo, però sai, azione, sangue, budelli, questo è piacevole da vedere. Soltanto che non penso sia abbastanza conosciuto da farne, insomma, il disegno.
Mutandine! The Devil is a Part-Timer, bellissimo questo anime, super suggerito da parte mia a voi. Io l'ho visto in inglese e mi ha fatto davvero ridere tantissimo. Molto molto simpatico. Inuyasha! Ok, questo potrebbe essere facilmente abbastanza conosciuto da tutti, da poter appunto utilizzare in questo misto. Quindi cerchiamolo. Inuyasha. E ora possiamo iniziare a disegnare. Ma visto che abbiamo scelto e perso tempo con questi anime, io già ho iniziato a sentire caldo, quindi cambierò questo cappello di nuovo. Molto meglio, molto meglio. Mamma mia, cappellino di Chopper, sei carino, ma butti un caldo bestiale. Ah, inizio a disegnare, così, alla buona. Non so cosa uscirà fuori, inizio guardando un po' tutti gli anime che ho qui davanti, tutti i personaggi. Ah, facciamo uno sguardo bello verso il basso, che sia bello da anime. Perché se non guardi figo verso il basso, non sei degno di essere chiamato anime, hai capito? Ok, si vede già che ho optato per i capelli da Full Metal Alchemist da Edward. Oddio, tanto che non vedo Full Metal Alchemist. Lo guardavo su MTV, era uno di quegli anime che ancora non streamavo, lo vedevo proprio sui canali. Qui inizierei a mischiare un pochino le carte in tavola. Quindi intanto, giusto scopo anatomico, inizio a fare il corpo che poi vestirò. Penso alla Bleach, alla Ichigo Style. Non mi piace questo braccio, non mi piace la posizione, quindi vado a cancellare tutto. È una bella posizione quella che sta venendo, abbastanza statuaria. Tipica anime. Se non c'hai una posa statuaria e sei un figo, beh, non puoi far parte di un anime, rimani a casa. E questo è il lavoro che volevi fare, il personaggio di un anime? Beh, fallo per bene, hai capito? Sì, figo è anche un po' femminile, insomma, nel senso, devi avere, per fare l'attore anime, devi avere dei tratti un po' femminili e pose statuarie e capelli antigravità, sì, e spade anche grandi o letali pesantemente, nel senso, una spada giapponese che taglia e basta, no, deve essere qualcosa di demoniaco, se no vai a casa, cioè nessuno guarda gli anime storici senza poteri o roba del genere. Lo rifletto e lo specchio un paio di volte per capire se è tutto in proporzione. Di solito aiuta molto riflettere e specchiare. Infatti questa gamba è sbilanciata rispetto alla posizione in cui sta. Si vede che il peso è maggiormente appoggiato sulla sua gamba destra o sinistra, dipende da come lo rifletto. Questa gamba, quindi. Adesso continuo a disegnare un pochino in questa angolazione, quindi con questo grado di riflessione, poi rifletterò di nuovo e così via. Quando riflettete un disegno, riuscite subito a beccare gli errori, perché sennò il vostro occhio si è abituato già a quell'errore, per capirci. Quindi iniziamo col mettere questi panni di Ichigo. Ichigo Kurosaki! Diamo un po' di dinamismo a tutte le cose che sono lì appese, ai panni, alle cinture, insomma, tutto quello che è. Ci vuole dinamismo, sennò è... Andai a fare l'attore delle telenovelas. Se non c'hai cose che svolazzano, niente attore anime, hai capito? Poi ci qua questa cosa strana che sono sti incroci che io non sono manco arrivato, mi sa, alla stagione in cui si veste così come un pirla. Cristo, basta una t-shirt e dei jeans, hai fatto, e puoi andare a combattere i demoni anche in quel modo. Non per forza hai bisogno di tutta sta roba sadomaso qui, che sembra proprio una roba sadomaso, signor. Non è per dire, ma qui è qualcosa tipo, non riesco neanche a capire che cacchio sia su questo braccio. È una sorta di armatura d'osso sul braccio, non ne ho davvero la più pallida idea, quindi sto letteralmente improvvisando. E qui entrerà in ballo l'arma di Inuyasha, quindi con i peli, la spada gigantesca. Non ho la più pallida idea di come sia fatto il manico, dopo lo vediamo, va? So che è più grande, ma non vorrei fare un disegno troppo epocale. Anzitutto di Inuyasha possiamo mettere anche le orecchie, così già stiamo a posto. Già qualcosa più di Inuyasha. E dietro, anziché avere la coda alla Edward o Richard, come cacchio si chiama, non mi ricordo, perché tanto che non lo vedo, non vogliatemi male, facciamo i capelli lunghi alla Inuyasha, che fa paura questo. I capelli lunghi danno quel tratto di femminilità in più a un uomo manga, e quindi sei più adatto al manga. Più femmina sei, ma più figo, maschio, non si sa, transgender sei, e più sei adatto. Questa è la base del disegnare anime manga, sappiatelo. Ti è venuto un uomo troppo maschio? No, no, no! A casa! Mamma mia, la mano più brutta che abbia mai fatto in tutta la mia vita, Cristo. Oh mio Dio, ma che sto facendo? Mostri di mano proprio. Giochi di mani, giochi da villani. Già un po' meglio, accettabile. Non il top del top. E qui c'ha la gonnona, no? Vabbè, il vento va da questa parte. Guardate, io sto facendo andare il vento da questa parte. Che cosa significa? Che qui si appoggerà la gonna, no? O quello che diavolo è. Ah, innanzitutto, qui suppongo che sia aperto. Non lo vedo da qua, ma
suppongo, un po' di gambe almeno le facciamo vedere, se no che gusto c'è, ho disegnato quelle gambe, non le faccio vedere, Cristo. Quindi il vento va da questa parte, perfetto, qui le gambe si vedranno, che non ho la più pallida idea di come vestirle perché non vedo le gambe di Ichigo, ma quindi improvvisiamo e decidiamo noi. Si è appena iscritto Tizio a caso, sei un grande, benvenuto, e stai nello speciale 10.000, quindi sei fortunato e ti amo. Sappilo, mamma mia, ho fatto la posizione dei piedi come se stesse per pisciare addosso, Cristo. Un po' meglio, si può fare molto di meglio. Andiamo avanti, va? Sai che è un po' che non rifletto, quindi riflettiamo. Oh, dove te ne sei andato? E qui iniziamo a ripassare, tac. Facciamo diventare tutto bello azzurro. Cioè, metà disegno è spada e metà disegno è uomo. Cristo. Noi iniziamo a inchiostrare, va, che sennò ci sto a pensare troppo. Dopo ci metto 2 ore a fare un disegno semplice. Un nuovo iscritto, The Vincent Channel. Wow, mamma mia, ero troppo concentrato. Un po' che non parlo, vero? Ho messo la musica, immagino. Sì, quando inchiostro sto bello carico. Io non capisco chi è che va a dire al cavallo di campare, che l'erba cresce, che tanto se l'erba non cresce, perché magari, che ne sai, è un periodo di siccità, non piove da un po' e quello muore lo stesso. Io, guarda, io non capisco. Poi quando dicono che è bel tempo, si spera, quando la sera c'è chi dorme e prende ugualmente pesci, perché tanto la canna è la buttata al mare, no? E quindi quella sta lì, che magari il pesce ha boccato e rimane attaccato all'amo, e quindi chi dorme può essere pure che il pesce se lo porta a casa, che ne sai, eh? Io non capisco la gente che si inventa queste cose qua. Io non ho mai capito perché sta spa in Uyasha c'ha tutti sti peli, oh. Ma perché non la depila, dico io? E va un attimo dall'estetista e gli dici: senti, non so se è la pubertà o cosa, ma la mia spada c'ha sti peli che, guarda, non vuole andare via, oh. Non ho provato tutto, la ceretta, depilato in tutti i modi, questa, guarda, gli cresce sempre sti peli, c'ha una ricrescita assurda, oh. Il parrucchiere si spaventa ogni volta che ce la porto, visto che ce la porto ogni 2 giorni, e ste ricresce subito, sai, i peli. Questi sono i problemi di Inuyasha. Vuole una spada depilata, visto che va di moda depilarsi. Io vi devo dire la verità, siccome mi sto allenando molto col CrossFit e sto mettendo su un fisico non male, sai che ci stavo pensando a farmi una depilatina de torace, insomma, per quest'estate, così faccio un po' il figo anch'io, che non l'ho mai fatto, no? Non ho mai fatto il tamarro al mare. E io vorrei anch'io fare un po' il tamarro al mare, mettere, sai, quelle casse Bluetooth che mettono musica trash e cammini sul lungo la spiaggia, aspetti che tutte le mamme MILF ti guardino e dicono: oh, che ragazzo figo, mamma mia, quasi quasi metto le corna al papà di mio figlio e gliela do. Questo è l'obiettivo di quest'estate. Non so voi che obiettivi abbiate, ma io questo: conquistare tante mamme. Quindi se volete presentarmi la vostra mamma e pensate che sia una bella mamma, beh, la mia email è nella sezione informazioni, provvederò io alla felicità di vostra mamma. Wow, wow, bella, oh yeah. Quando mi allaccio la bretella, oh yeah. Mi mettono su una barella insieme a una mamma monella, oh yeah, che mi fa toccare la mozzarella, se sai cosa intendo. No, non penso che nessuno l'abbia mai chiamata mozzarella, quindi nessuno può capire cosa intendo, quindi. Torniamo alla parte superiore a fare queste belle orecchie da gatto che ci piacciono a noi, le orecchie da gatto, una cosa, guarda, non so. E quando metto le orecchie da gatto, soprattutto a una con le big boobies, beh, io, wow, è proprio innamoramento, colpo di fulmine diretto, instant boyfriend proprio. Orecchie da gatto e big boobies, guarda, ci metto la firma sopra, eccola qua, orecchie da gatto e big boobies, proprio, mua, guarda, non negli anime, nei cosplay in particolare, siete delle cosplayer molto carine con big boobies? Beh, ci vediamo a Luca Comics o qualunque momento, l'importante è, ecco, che mi scriviate e mi dite: ehi, Peo, io le big boobies e te le vorrei far vedere. E io dico: va bene, arrivo subito,
Aspettami lì. Ok, basta, stiamo degenerando oggi. Cioè, ragioniamo su cosa stiamo facendo. In poche parole, è come se avessimo preso questi personaggi, gli abbiamo dato gli orecchini tipo della fusione di Dragon Ball e questi si è fusi. Il problema è che sono in tre, quindi è una fusione strana. Manco su Dragon Ball si può fare queste cose. Di solito su Dragon Ball tutto si può. Quindi ecco, è strano. È strano, zio, minchia. Minchia se lo è. Ultima volta che faccio tre anime, un disegno, ci sto mettendo una vita, molto meglio Pokémon. Parlo come grado di difficoltà e velocità. È un po' colpa anche del fatto che sto perdendo un sacco di tempo con questa inchiostrazione carina e minuziosa, dettagliata. Ci siamo, finalmente, possiamo iniziare a colorare? Ci abbiamo messo una vita, una cacchio di vita, troppo tempo. Signori, wow, finalmente, ci abbiamo messo un bel po', ma abbiamo finito. Vediamo quanto tempo ci abbiamo messo. Wow, un'ora e mezza, wow. L'ultimo Pokémon, l'ultima fusione, ci abbiamo messo 50 minuti, ecco. Quindi questa volta un'ora e mezza. Grazie a tutti quelli che si sono iscritti ultimamente, benvenuti. Spero che troviate pani per i vostri denti, divertimento e gioia. Se avete qualunque suggerimento per questo canale, per disegni futuri, vai, sparate, commentate, perché fino adesso, lo dico anche noi arrivati, quelli che hanno creato il canale sono, siete voi, cioè sono proprio iscritti che mi consigliano in continuazione cosa fare, cosa portare. Benvenuto Gianluca Pulpito. Pulpito, come si pronuncerà? Un disegno più figo del solito ci sta per i 10.000. Come al solito, se questo video vi è piaciuto, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Vi adoro, vi ringrazio. E questo era Electric.